Benvenuti sul mio canale. Se non avete visto l'altro mio video della prima stufa pirolitica, vi lascio il link qui in alto e vi presento la versione 2.0. Come vedete è una versione più resistente in quanto tutta in acciaio inox. Ora ve la svuoto e vi faccio vedere com'è composta. E poi faremo anche una prova d'accensione. I componenti principali sono due tubi inox, che sono tubi che si trovano nei vari Brico, Obi, eccetera, sono delle canne fumarie. Uno, il bruciatore ha un diametro di 10 cm, mentre la copertura è di 12 cm. In più abbiamo questo coperchio che si usa sempre in ambito di scarico di fumi delle stufe a legna, che è stato tagliato con un paio di forbici per lamiere in modo da realizzare questa apertura come la vedete. All'interno ci sta non so se si vede, la griglia che è stata tagliata così, una griglia da una lamiera da 1 mm circa, ed è stata fissata con delle viti da 3 mm, come vedete, in modo da fissarla sia in alto che in basso. Non so se si vede. In basso i fori dell'area primaria sono da 6 mm e mezzo circa, 6-7 ogni centimetro. In più ci sono dei fori per il fissaggio della parte superiore. Questi fori sono per consumare le braci fino all'ultimo, per far arrivare l'ossigeno che arriva, altrimenti farebbe spegnere prematuramente le braci, e i fori per la fuoriuscita del pirogas, che sono da 4 mm e mezzo circa. La copertura principale, come vedete, ha sempre dei bulloncini da 3 mm per tenere fissa al centro il bruciatore, e in più dei fori con dei bulloni da 4 per fissarlo nella parte inferiore. Da questa parte ho tagliato una staffa di supporto per le mensole. Ci ho fissato da una parte un rivetto da 4 e da una parte il bullone stesso. In questa maniera rimangono ben allineati in modo da avere lo spazio per il pirogas di risalire.
Ah, dimenticavo dirvi che la griglietta ritagliata all'interno c'ha dei fori da 4,5 o 5. L'importante è che non facciano fuoriuscire il pellet da sotto. Ecco qua, semplicissima. Vi do anche le misure dei tubi. Allora, quello interno è 29 cm, quello esterno 24 cm. E questa è completa. Col manico, magari si potrebbe aggiungere un manico in legno più isolante per prenderla quando anche è bollente. Diciamo che nelle prime fasi si può prendere anche così. Adesso facciamo una prova d'accensione. Carichiamo con circa 600 grammi di pellet, che dura circa un'ora e un quarto. È importante riempire fino a 2-3 cm sotto i fori superiori. Se qualcuno ha visto il vecchio video della prima stufa pirolitica, ha visto che mi ero costruito una struttura da un vecchio case per computer che qui ho migliorato rendendola quasi stagna. In pratica ho chiuso sia il fondo che è la parte superiore con della lamiera, sigillato il tutto con dello stucco per alte temperature. Non so se si vede, non credo. In più ho dovuto mettere questa porticina per chiuderlo ermeticamente con delle guarnizioni sempre per alta temperatura che si usano nelle stufe a legna o a pellet. In questa maniera, quando la fiamma è prossima a spegnersi, posso chiudere ermeticamente la stufa in questo contenitore e non verrà rilasciato all'esterno il monossido di carbonio. Come vedete, sopra è stato posto, cioè è stato fatto un foro e ci ho messo un vaso in modo da recuperare al massimo il calore dei fumi con una canna fumaria da 80. Quella che ho usato io per queste prove è un tubo d'alluminio allungabile, ma assolutamente non è consigliabile in quanto molto fragile, quindi andrebbe usato un tubo di quelli standard 80 delle stufe a pellet. Ora facciamo un'accensione. Mettiamo un po' di liquido infiammabile. Ah, come vedete, ho previsto anche una presa d'aria con dei fori da 6, in modo che la fiamma
Le braci continuano a bruciare anche quando è chiusa la porticina, con la possibilità di regolazione. Abbiamo 19,3 gradi. Una volta che il pellet ha preso fuoco per bene, possiamo metterci il cappello. Non appena inizierà la pirolisi, vedrete che la fiamma si staccherà dal pellet e comincerà a bruciare i gas che fuoriusciranno dai fori superiori. Attendiamo qualche minuto. Il vaso è stato collegato in questa maniera, con un imbuto creato con della lamiera. Sigillato con del silicone, sempre ad alta temperatura. Abbiamo 19 gradi e 4. Il pellet ha preso fuoco. Ed incomincia la pirolisi. Non so se si vedono le fiamme blu che fuoriescono direttamente dai fori superiori. La fiamma si è praticamente staccata dal pellet. Quindi possiamo mettere la stufa nel suo contenitore, che ci dà una maggior sicurezza. Facciamo un po' di misurazione delle temperature. Il vaso comincia a scottare. Ovviamente per questi lavori è fondamentale avere sempre un rilevatore di monossido di carbonio sempre a portata di mano. L'1 e 5, 20,1. Misuriamo temperatura. Il vaso, siamo a 153,56 gradi.
21 gradi. La fiamma comincia ad affievolirsi. Per oggi è tutto, grazie di aver guardato il mio video, se il video vi è piaciuto commentate, mettete mi piace e iscrivetevi. Ciao ciao!